Buongiorno a tutti ragazzi da Laboratorio di Isotech. Oggi ci troviamo di fronte a due amplificatori Proel esattamente uguali, esattamente il modello Flash 12A, la versione 2. Allora, qual è il problema di questi due amplificatori? Il nostro cliente ha voluto spedirceli appunto perché il problema era sull'alimentazione, nel senso che i due amplificatori non si accendevano più. Il nostro cliente Ellison, ecco, stavo recuperando un attimo l'RMA, l'assistenza, dopo qualche sbalzo di tensione effettivamente diciamo era saltata la parte di alimentazione ad entrambi. Quindi i due amplificatori sono questi, noi li abbiamo terminati entrambi, li abbiamo riparati. In sovraimpressione vi faremo vedere lo stato soprattutto dei condensatori, come sono stati appunto trovati prima della riparazione, perché in effetti l'alimentazione non funzionava. Quindi cosa è successo? Sicuramente dalla sezione d'ingresso della tensione 220 volt c'è stato al 100% uno sbalzo di tensione che a questo punto poi avrà danneggiato la sezione di alimentazione e giustamente superato la tensione di soglia dei condensatori che sono da 200 volt e quindi giustamente sono esplosi perché effettivamente ha superato appunto la tensione. Loro generano una tensione duale di 160 volt, quindi più o meno 160 volt, che poi passa ovviamente nella sezione dei MOSFET tramite il controllore PWM e genera appunto tutto il primario, quindi circuito switching del primario. Poi ovviamente dal secondario viene prelevata questa tensione e gestita e soprattutto poi finisce nella scheda di amplificazione, che è questa qua, che ha sia un classe D, quindi ha sia diciamo uno stadio classe D appunto per il woofer, che è un classico TDA, ora di cui non si vede, però forse dai pin si riesce a capire, sia un classico TDA per quanto riguarda le uscite delle alte frequenze. Quindi, quello che è stato rilevato è questo. Su un amplificatore abbiamo trovato due condensatori esplosi e la parte di alimentazione primaria danneggiata. Sull'altro invece è stato un po' più impegnativo perché oltre ai condensatori esplosi onestamente abbiamo cambiato anche i due MOSFET e il controllore PWM. Quindi il problema qual è stato? Che effettivamente avendo danneggiato sicuramente i due MOSFET oppure prima il controllore PWM, di conseguenza saltano in entrambi i casi ovviamente i componenti collegati. Quindi effettivamente nel caso in cui è saltato prima il PWM è consigliato comunque cambiare anche i MOSFET perché sicuramente ci sarà qualcosa che non va, che poi magari possono anche funzionare, ok, però per precauzione li cambiamo, li mettiamo nuovi e siamo tranquilli. Dopo aver riparato lo stadio primario dell'alimentazione siamo passati poi alla parte di amplificazione, un controllo generale ma era tutto ok. E niente, l'amplificatore funziona perfettamente. Testiamolo un attimo insieme, quindi diamo corrente. Noi abbiamo già mandato un video dimostrativo al cliente, però l'abbiamo mandato su questo amplificatore. Già che ci siamo, stiamo appunto facendo questo video su YouTube, facciamolo su quest'altro prodotto. Quindi alimentazione, segnale audio, diamo il segnale audio in line in, giustamente. E il nostro connettore di uscita, proviamo prima le frequenze alte, quindi in uscita dal TDA al nostro tweeter. L'uscita del tweeter sarebbe esattamente questa qua. Ok, facciamo attenzione a non far toccare ovviamente i poli. Quindi, queste sono le due uscite. Adesso accendiamo l'amplificatore, vi faccio vedere un attimino qua. Quindi forse è meglio un attimino così. Ok, allora io l'uscita l'ho appunto diciamo impostata su Twitter, anche sulla mia cassa che uso appunto per provare tutto quanto. Quindi accendiamo l'amplificatore qui, ecco qua che si accende adesso, perfetto. Quindi teoricamente adesso sta già suonando, quindi basta semplicemente alzare il volume, mettiamo play ovviamente al brano online. Eccolo qua, però adesso siamo un attimo sul woofer, vi collego un attimo il Twitter così lo ascoltiamo meglio. Ok, perfetto, ovviamente le frequenze alte penso che si riescano a sentire dal video,
Quindi questa è l'uscita Twitter e sta funzionando perfettamente. Adesso spegniamo un attimo, colleghiamo l'uscita woofer. Quindi andiamo sul connettore del woofer e cambio la modalità del mio altoparlante. Ok, adesso mi sono posizionato sull'uscita woofer. Accendiamo e sentiamo se si sentono ovviamente le basse frequenze. Quindi accendiamo, si accende il LED. Penso che con la luce spenta si riesca a vedere meglio. Ok, ecco qua che si sente. Quindi anche l'uscita woofer sta funzionando. Ovviamente collegate entrambe nel nostro dispositivo, nella nostra casa acustica, torna tutto perfettamente funzionante. Ok, i nostri due amplificatori sono pronti per essere spediti. Ovviamente, ribadisco ancora una volta, questi video sono effettivamente per dimostrare il funzionamento, non sono tutorial per la riparazione. In ogni modo ringraziamo il nostro cliente, Ellison. Per qualsiasi assistenza rimaniamo disponibili al nostro sito web www.disiotech.it/assistenza, oppure per chi vuole può iscriversi sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti, buona giornata, ciao!